Agrigento, alla Palazzo Filippini, l'amministrazione comunale, l'azienda sanitaria e l'associazione Amico Onlus hanno organizzato un seminario sul tema prevenzione oncologica e conoscenza della malattia. Sono intervenuti, oltre all'assessore comunale medico Gerlando Riolo, anche i medici Gaetano Geraci, Alfredo Butera, la responsabile educazione alla salute dell'ASP, Gabriella Sacchi, e il sociologo Domenico Marino. Abbiamo accettato volentieri la proposta che ci è venuta dall'Associazione Amico Onlus di organizzare questa manifestazione, perché riteniamo che la malattia oncologica sia sempre una tragedia nelle nostre famiglie, nella nostra società, ha un impatto sociale notevolissimo, un costo economico molto rilevante, per cui trattare il tema della prevenzione oncologica è sempre un tema di grande attualità e anche di grande rilievo sociale, per cui non potevamo sottrarci a questo invito che è pervenuto, e anzi lo abbiamo accolto con grande favore e con grande disponibilità. Questo seminario è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Agrigento e l'ASP per diffondere un attimino, ecco, quelle che sono le problematiche inerenti alla malattia oncologica. Quindi in primis quello di prevenire, quindi fare una corretta prevenzione dall'alimentazione, dallo stile di vita, e poi anche sulla conoscenza della malattia, gli effetti sociali, assistenziali, insomma tutto ciò che gravita intorno ad una persona che viene colpita da una malattia e i familiari che lo sostengono in questo cammino. La nostra associazione è un'associazione nata nel 2015 che si schiera nettamente a favore del malato oncologico e dei loro familiari, offrendo supporto, assistenza e tutela. Offriamo una serie di servizi totalmente gratuiti a favore dei pazienti e già da un paio di mesi abbiamo iniziato anche a fare un'attività di accoglienza e di informazione presso il reparto di oncologia con i nostri volontari. Quindi siamo da supporto, ecco, al personale medico e paramedico del reparto a stretto contatto quindi con i pazienti. L'informazione è estremamente importante, molta gente, molti pazienti vanno sulle social network tipo Facebook e quant'altro senza sapere che a volte le informazioni che vengono così pubblicate non hanno nessuna validità scientifica, quindi questo è estremamente pericoloso. Quindi ecco perché oggi parleremo anche di informazione sulle malattie e sulle nuove cure che stanno ottenendo comunque dei buoni risultati, se pensiamo che in Italia ci sono 3 milioni di sopravviventi che hanno vinto la loro battaglia col cancro. Abbiamo sicuramente un aggiornamento delle terapie, abbiamo delle terapie più efficaci, mi riferisco in particolar modo alle terapie biologiche e anche alla immunoterapia. Sono terapie molto importanti, tra l'altro impegnano anche economicamente lo Stato perché sono terapie molto costose, ma che stanno dando risultati laddove addirittura in certe forme di tumori solidi dove ancora le terapie erano molto limitate. La prevenzione è importantissima, c'è prova ne sia che noi siamo sul territorio già dal 2012 e diciamo che oggi abbiamo salvato molte vite, però non basta, perché praticamente noi invitiamo tutta la popolazione che deve essere invitata, però purtroppo registriamo una bassa adesione. Quindi l'invito che faccio è quello di aderire allo screening, alla prevenzione oncologica in genere. Lo screening è oltretutto un'attività gratuita, cioè quindi noi offriamo sia il PAP test, la ricerca del sangue occulto nelle veci e la mammografia gratuitamente. Voglio specificare un'altra cosa perché chi ascolta lo deve sapere. Noi quando facciamo diagnosi precoce di qualche cosa, quindi non significa che sicuramente ci sarà una malattia, cioè garantiamo tutto il percorso gratuitamente. Quindi con questi tempi di crisi che ci sono, avere questa possibilità, cioè, è una cosa importantissima.